Bentrovati ai lettori della Pressa, questo martedì che segna il primo incontro pubblico tra i candidati sindaci, tra i candidati sindaco a Modena, nella sede di Out e del Tortellante, a parlare di autismo e di disabilità. Erano presenti 4 dei 5 candidati ufficiali. Gli organizzatori hanno chiamato solo coloro che a loro detta si erano occupati del tema, di fatto è rimasto escluso solo Daniele Giovanardi. Fatto sta che c'erano Maria Grazia Modena, Luca Negrini, Massimo Mezzetti, Claudio Tonelli. È stato il primo vero momento di confronto tra i candidati sindaci. Per la Modena di fatto è stato un giocare in casa, essendo il tema quello appunto dell'autismo, in generale della disabilità, che rientra nella sfera della, anche oltre che sociale, anche della sanità. Quindi è sicuramente colei che ha usato, è entrato più nel merito e ha usato temi che di resto conosceva perfettamente, visto la sua lunga carriera da medico. Dicevo, in questo martedì che ha segnato il primo incontro, chi vuole lo può trovare sul nostro quotidiano, torniamo ad occuparci dell'amministrazione uscente a Modena, della Giunta Muzzarelli, che continua anche attraverso nomine, diciamo non dirette, ma di cui comunque espressione, a, sì, a dare il proprio, diciamo, il contributo in termini di nomine alla città e alla provincia. Si inserisce in questo contesto la recente nomina al CDA di Seta di Cirelli, dell'uscente Cirelli, anche questo nome fortemente voluto da Muzzarelli, e che di fatto, nonostante le tante critiche ricevute, si appresta probabilmente a essere rinnovato anche alla guida stessa dell'azienda di autotrasporti, in vista poi di quel percorso che ormai è già segnato di fusione in Tiper. Ma c'è un altro aspetto, al di là della nomina di Cirelli, che fa riflettere e che è, riguarda l'altra nomina che tanto ha fatto discutere, che è quella di Tommaso Rotella alla vicepresidenza di ERA. La nomina di Rotella, si ricorderà, è stata imposta da Muzzarelli, nonostante le critiche di sinistra, Movimento 5 Stelle, Azione. Muzzarelli ha tirato dritto e ha detto: Tommaso Rotella sarà il vicepresidente di ERA, e così è stato. È stato nominato, c'è già stato il primo CDA di ERA che ha accolto Tommaso Rotella come consigliere. Nel prossimo Consiglio ci sarà la sua nomina vicepresidente, fatto sta che è già incardinato nella governance di ERA, eppure l'avvocato Rotella a Modena continua a svolgere attività politica di parte, ovviamente perché partitica, non solo politica ma partitica, come presidente del movimento Stati Uniti d'Europa, quel movimento che affonde più Europa, i socialisti e anche Italia Viva. Bene, questo raggruppamento si presenta con una lista a sostegno di Muzzarelli, di Mezzetti, la candidatura del candidato sindaco del centro-sinistra Mezzetti, si presenta anche Stati Uniti d'Europa, e chi c'è a presentare i 20 nomi in lista? C'è Tommaso Rotella. Ora, è una questione anche di opportunità, di logica. Io non so in quante altre città il vicepresidente della multi-utility, che governa molte dei servizi essenziali per il territorio, da rifiuti, da tante dalle bollette, no, dell'acqua e anche del gas. Bene, il colosso ERA ha come vicepresidente Tommaso Rotella, che è allo stesso tempo presidente di una lista che si presenta alle elezioni di giugno a sostegno di Mezzetti. E la presenta proprio lui questa lista, ha mandato un comunicato ieri con firmato appunto Tommaso Rotella, ha detto: venite, ci sarà l'inaugurazione e la presentazione della lista con i 29 candidati, e a firmarlo era appunto Tommaso Rotella. Io credo che, al di là degli aspetti puramente, non so, del conflitto di interessi che va valutato, non so, ma dal punto di vista strettamente dell'opportunità, appare quantomeno, insomma, lascia quantomeno basiti.
il vicepresidente di ERA che viene a presentare una lista con tutti i nomi che corre alle elezioni di giugno in città. Succede questo ed è in fondo è lo specchio anche grossolano, finanche grossolano, dello stretto rapporto che c'è tra un sistema di potere che ha anche nella multi-utility era, che è bolognese ma che a Modena ha un peso importante anche in termini di dividendi che garantisce al comune, un sistema, dicevo, che ha in era uno dei propri capisaldi. Un sistema di potere che da 80 anni non cambia colore e che ha un intreccio tra istituzioni, partiti anche di governo ma alleati, come può essere appunto Stati Uniti d'Europa, un intreccio difficilmente difficile da sciogliere, perché è evidente che era, così come il comune, no? Dovrebbe essere la casa di tutti, ma ancor più una società quotata in borsa, perché era è una società quotata in borsa, dovrebbe avere un'indipendenza, almeno formale. È vero che c'è un patto di sindacato attraverso il quale i comuni, non i partiti, i comuni la governano, però insomma dovrebbe avere un minimo di, come posso dire, di indipendenza formale dai partiti, anche sostanziale, perché ripeto, il patto di sindacato riguarda l'istituzione comune, non il partito. Bene, questa indipendenza viene, di fatto, va in fumo così, con un comunicato stampa nel quale l'attuale consigliere e prossimo, perché il CDA si riunirà, è già stato annunciato, il prossimo CDA ne ufficializzerà la promozione a vicepresidente. Bene, il vicepresidente di ERA presenta come presidente di un gruppo politico la propria lista elettorale. Insomma, io credo che ci sia appunto, sia questa la fotografia di una, di un sistema dove tutto ci sono appunto dei centri di potere che ruotano uno intorno all'altro e che è difficile dividerne in maniera netta i confini, anche quando i confini dovrebbero essere netti proprio per il ruolo istituzionale o in questo caso anche di società quotate in borsa di uno degli attori del sistema stesso. Noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato ieri, oggi lo volevamo sottolineare perché insomma è davvero una, almeno agli occhi così, dal punto di vista anche di un lettore poco avvezzo alla politica, pare davvero dal punto di vista quantomeno dell'opportunità, quantomeno strano. Questi comunque sono gli ultimi atti della giunta Muzzarelli, manca ormai poco più di un mese al voto. Muzzarelli, l'abbiamo scritto in più occasioni, ha voluto esercitare il proprio potere anche attraverso le nomine di propria competenza fino all'ultimo. Questo ha marcato una discontinuità, più che discontinuità, proprio una frattura con il candidato del centro-sinistra Massimo Mezzetti, che non ha risparmiato critiche a Muzzarelli stesso, ha detto ha mancato di fair play, ad esempio nella nomina di Rotella, ha sottolineato come ad esempio sulla raccolta differenziata per rimanere nell'orbita era vi sia necessità di un cambio di passo, ha parlato anche di cambio di passo sul tema della viabilità, ha detto che serve un approccio meno muscolare, insomma Mezzetti ha più volte rimarcato il fatto che serviva una discontinuità con Muzzarelli. Questo naturalmente a Muzzarelli non è stato apprezzato e Muzzarelli continua fino all'ultimo giorno a governare il territorio in una maniera che, per usare le parole di Mezzetti, è quantomeno muscolare. E sono, ripeto, gli ultimi atti della giunta uscente. Ora comunque si entra nella campagna, nell'ultimo mese di campagna elettorale. La sfida principale è tra i due rappresentanti delle due coalizioni maggiori, che sono appunto Massimo Mezzetti da una parte e Luca Negrini dall'altra. Ci sono anche gli altri candidati che abbiamo citato. Peraltro, per chi volesse, la pressa organizzerà due incontri proprio a Modena, uno con tutti i candidati il 30 e uno faccia a faccia proprio tra Mezzetti e Negrini ad Albareto il 27 sera, ma avremo modo di parlarne ancora e di ricordare questi due appuntamenti. Noi ci fermiamo qui, rimandiamo alle notizie locali e nazionali, oggi
tra parentesi, cioè, ci sono i domiciliari, il governatore della, c'è la notizia degli arresti domiciliari, il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, una notizia clamorosa, con lui una serie di altri arresti. E, ripeto, per i fatti locali, nazionali, anche uno sguardo al contesto internazionale che resta quantomeno preoccupante, sui fronti di guerra sia in Ucraina che tra Israele e Palestina, noi continueremo a raccontarlo per chi vuole ci può seguire sul nostro quotidiano www.lapressa.it, mentre per questo appuntamento rimandiamo l'appuntamento stesso appunto per settimana prossima più o meno sempre a quest'ora. Buon pomeriggio a tutti.